Avere il parroco in una piccola comunità, quanto può essere importante per la comunità stessa, per la piccola comunità? Molto importante, prima di tutto, perché in ogni comunità ci sono sempre delle anime che il Signore affida. E poi è importante anche per me e per la comunità stessa, perché mediante un lavoro pastorale si può far trapelare una ricchezza che è molto presente più nelle piccole comunità, paradossalmente, che nei grandi centri, perché nei grandi centri si rischia a volte la dispersione, l'anonimato, ma nelle piccole comunità si è più concentrati, ci si conosce meglio, allora la collaborazione diviene più fattiva, più concreta. Ma anche i problemi sono più fattivi e più concreti? I problemi non mancano da nessuna parte, nelle grandi città, nelle grandi cattedrali, nelle grandi diocesi ben organizzate, come nella piccola parrocchia del paese. L'importante è che se si hanno delle risorse umane, e qui non mancano, noto che c'è una straordinaria accoglienza e un senso del rispetto e dell'umanità molto forti. Se ci sono questi alla base, qualsiasi problema si può affrontare. Ecco, oggi arriva, fra poco arriva Monsignor Giuseppe Fiorini Monosini, è un evento per il Paese. Che significato può avere e che input può dare? Il significato è quello del pastore della Chiesa particolare, che è quella di Reggio Bova, che affida alla comunità un suo stretto collaboratore che sono io, perché la comunità possa procedere nel cammino di conoscenza e di preghiera verso il Signore. L'input è questo: una maggiore crescita, una maggiore responsabilizzazione sul piano della fede, sul piano umano, sul piano dei valori e dei tesori che la Chiesa affida ad ogni porzione di Chiesa, ad ogni comunità presente in qualsiasi territorio. Lei ha intenzione di vivere in paese oppure viaggia? Io devo viaggiare per il semplice fatto che abito e opero anche a San Lorenzo, quindi mi sposterò settimanalmente. I primi 3 giorni dedicherò i miei impegni pastorali qui a Roccaforte, gli ultimi 3 a San Lorenzo. Quindi in questo, diciamo, vivere da pendolare, cercherò di portare avanti la mia azione, la mia opera pastorale. Ecco, l'ultima domanda: 30-40 anni fa si faceva a gara a chi fare il chierichetto, adesso è un po' difficile trovare dei ragazzi che vengano a servire messa. Come mai, secondo lei, anche in queste piccole comunità? Ma io credo che il problema dipenda anche da come la fede è percepita a partire dalle famiglie. Se nella famiglia la fede diventa un valore condiviso, la messa diventa un momento in cui la fede viene celebrata, allora anche il fare il chierichetto ha un suo significato, un suo valore in rapporto a ciò che costituisce la vita stessa del credente all'interno della famiglia. Forse oggi come oggi questo valore è venuto meno, il valore della fede, e la scommessa sulla quale io voglio puntare è questo: cercare di riportare assieme dei collaboratori che sono molto validi nella stessa parrocchia di Roccaforte, cercare di riportare questo senso dell'educazione alla fede, perché anche la partecipazione sia effettiva, sia reale e sia realmente sentita, e non sia soltanto, diciamo, un qualcosa di intimistico o relegato ad alcune feste dell'anno e basta. Grazie. Grazie a lei. In bocca al lupo.